Ritorniamo a quello che stavamo dicendo a proposito degli strumenti per il miglioramento della qualità. Quindi ricordate, abbiamo visto il foglio di raccolta dati, anzi i fogli di raccolta dati, l'istogramma e come altro strumento praticamente per il miglioramento della qualità abbiamo la stratificazione. Sulla stratificazione diciamo che le cose da dire sono poche, diciamo è più un concetto che in qualche modo abbiamo già come concetto affrontato e abbiamo cercato logicamente di spiegare in precedenza. Vi ricordate, avevo detto che si stratifica quando i nostri dati rappresentati quindi graficamente, quindi l'andamento che questi dati ovviamente relativi a un determinato fenomeno assumono, bene, la rappresentazione, l'istogramma che ottengo è un istogramma che molto spesso assume forme particolari diverse da quelle che ci aspettiamo. In particolare una delle classiche forme anomale dell'istogramma che richiedono stratificazione è una forma di questo tipo, cioè un andamento dell'istogramma del tipo bimodale, no? Bimodale che significa? Significa in qualche modo che avendo due picchi si può pensare che questo istogramma sia derivato dalla sovrapposizione di due fenomeni, quindi ciascuno caratterizzato uno da un istogramma con un valore modale, come dire, più spostato da questo lato, e l'altro istogramma caratterizzato anch'esso da un istogramma con un valore modale spostato un po' più da quest'altro lato. Il fatto di considerare contemporaneamente i due fenomeni, quindi sovrapporre i due istogrammi, porta come risultato ad un istogramma di questo tipo, che quindi certamente ha una forma anomala, perché ripeto, quella che io mi aspetto è quella di un istogramma con un unico valore modale e con valori decrescenti, e quindi situazioni di questo tipo vuol dire le cose non vanno bene, guarda che probabilmente devi sottoporre i dati a stratificazione. Ma che significa sottoporre i dati a stratificazione? Significa cercare di raggruppare i dati per gruppi omogenei, e la omogenizzazione dei dati, quindi il considerare i dati e raggrupparli per gruppi omogenei, dipende dal fatto che questi dati, che appunto come in questo caso io sto considerando simultaneamente, provengono però da fonti diverse, l'origine dei dati è diversa. Per esempio, avevo scritto, potrebbero dipendere da perché provengono da fornitori diversi, oppure sono dati relativi a clienti diversi o a prodotti diversi o a linee produttive diverse. E noi che stiamo facendo invece? Per esempio, stiamo considerando simultaneamente dati che invece provenendo da fonti diverse dovrebbero essere analizzati separatamente. Cioè, pensate, se io considero tipologia di difetto per fornitore, potrei per esempio avere, considerando contemporaneamente le tipologie di difetto che provengono da due fornitori diversi, ognuno per esempio, semmai per uno rilevo maggiormente una tipologia di difetto, per l'altro un'altra tipologia di difetto. Se le considero simultaneamente è ovvio che avrò un diagramma, un istogramma, dove ci sarà un valore modale che da una parte che caratteristico del fatto che il primo fornitore è caratterizzato logicamente da una tipologia di difetto di tipo A, e poi un altro valore modale che è sintomatico del fatto che l'altro fornitore invece genera con frequenza maggiore un'altra tipologia di difetto.
non va bene, quindi li devo considerare invece separatamente, significa devo stratificare i dati e considerarli separatamente per il fornitore, in questo caso 1, e per il fornitore A e per il fornitore B, o per la linea di produzione 1 e per la linea di produzione 2. Si stratifica, appunto, dicevo, quando i dati che io ho non sono sufficientemente chiari, quindi necessariamente devo ricorrere alla stratificazione per evidenziare quelle che possono essere differenze molte volte anche importanti. Si dividono allora i dati raccolti in gruppi omogenei e i fattori, le suddivisioni logiche secondo le quali ovviamente io raggruppo questi dati vengono definiti fattori di stratificazione. Quindi la stratificazione avviene considerando e prendendo in considerazione un opportuno fattore di stratificazione. Dunque, appunto, dicevo, situazioni di questo tipo, sto considerando un reparto, si analizzano i difetti di produzione, per esempio sto considerando contemporaneamente i difetti generati su questa linea di produzione nel primo turno di lavoro e nel secondo turno di lavoro, ho quindi un istogramma riassuntivo che è di questo tipo, quindi caratterizzato da due valori modali, non va bene, devo stratificare per turno di lavoro e appunto quello che vi dicevo prima, perché molto probabilmente ho che nel primo turno di lavoro si genera maggiormente una tipologia di difetto, mentre nel secondo turno di lavoro un'altra tipologia di difetto, e quindi soltanto separando in questo caso i dati e la provenienza dei dati per gruppi omogenei si riesce ad ottenere un istogramma, in questo caso due istogrammi, che effettivamente, come si dice solitamente, parlano e riescono a dirci qualche cosa in merito al processo che sto analizzando e sto cercando di migliorare. Dicevo, la stratificazione avviene sulla base di quelli che sono i fattori di stratificazione. Quali sono i fattori di stratificazione? I fattori di stratificazione molto semplicemente possono essere, allora, primo fra tutti il tempo, quindi io posso per esempio aggregare i dati sulla base di che cosa? Del fattore stratificazione tempo, che può essere il giorno, la settimana, il turno di lavoro, il mese o la stagione. Quindi significa che cosa? Che se considero logicamente l'istogramma vedo che assume un andamento particolare, capisco che devo stratificare, allora stratifico per esempio sulla base di quello che è il turno di lavoro, come abbiamo fatto prima, o per esempio settimana, e quindi distinguendo quindi i dati per giorni della settimana, per mese. Analogamente l'altro fattore potrebbe essere l'operatore. Sto considerando i dati che provengono da operatori diversi e quindi, siccome non sono omogenei, devo necessariamente stratificare sulla base di che cosa? Di quello che è il fattore operatore, il fattore di stratificazione operatore. Per esempio, stratificare sulla base di quello che è il sesso, uomini e donne, esperienza, più o meno esperti, età o turno di lavoro. Analogamente, un altro fattore di stratificazione potrebbe essere la macchina. Sto considerando contemporaneamente dimensioni dei pezzi che provengono da due macchine diverse, dello stesso tipo ma comunque diverse, che sono diverse perché hanno, che ne so, pensate, un utensile affilato, legato logicamente all'uso dell'utensile stesso, ma affilato in maniera diversa perché la viscosità di queste macchine è diversa, e quindi ovviamente anche le caratteristiche che generano sono e possono essere molto diverse tra di loro.
quindi si stratifica sulla base di quello che è la macchina, quindi per esempio modello di macchina, tipo, età, attrezzatura. Si può stratificare ancora con riferimento a quello che è il processo o il metodo di lavorazione, il materiale, provenienza del fornitore, quindi materiale che proviene da fornitori diverse, sulla base di quello che è il lotto di produzione o di ordinazione di quel materiale, si può stratificare sulla base di quello che è il metodo di controllo o di misura, per esempio valori che sono stati ottenuti utilizzando apparecchiature e strumenti di misura diverse, e quindi stratificare sulla base ovviamente di quello che è l'apparecchio, lo strumento di misura appunto utilizzato. Per esempio, no? Sono esempi come dire, banali quelli che ho portato, ma che servono soltanto a farvi capire meglio quello di cui appunto vi stavo parlando. Abbiamo rilevato per esempio il 4,% dei pezzi che compriamo dai fornitori esterni sono difettosi. Allora, potrebbe come dire, non esserci assolutamente di aiuto questo dato, cioè dire il 4,5% dei pezzi che provengono dai fornitori. Ho capito, ma questo 4,5% come è distribuito tra i fornitori? Molto probabilmente ci saranno fornitori più bravi, fornitori meno bravi. Quindi se devo poi migliorare globalmente il processo, io devo capire a quali fornitori mi devo riferire. E quindi è chiaro che la prima cosa che faccio è, ho capito questo dato, ma devo vedere come è distribuito tra i fornitori. Quindi vado a fare un'analisi dei difetti stratificandoli per fornitori. Analogamente, in un'azienda meccanica ci sono 3 macchine fresatrici. La produzione totale ha uno scarto del 10%, valore più o meno buono, più o meno accettabile. Voglio migliorare il processo, ridurre la percentuale di scarto, ma ovviamente le 3 macchine complessivamente mi danno uno scarto del 10%, ma su quale di queste devo intervenire? È chiaro che devo andare a stratificare gli scarti, stratificandoli e distinguendoli per tipo di macchina. Quindi se sono 3 macchine fresatrici, andare a vedere logicamente di queste 3 macchine fresatrici probabilmente qual è quella che genera le maggiori difettosità e intervenire ovviamente su quella. Così come per esempio si sta analizzando in un reparto produttivo i tempi di fermo impianto. Ovviamente questi tempi per esempio potrebbero assumere dei valori anche considerevoli, nel qual caso logicamente ci si pone come obiettivo quello di ridurre i tempi di fermo impianto. Ho capito, ma potrebbe non bastare questo, dovrei vedere i tempi di fermo ovviamente stratificandoli, per esempio qui avevo indicato soltanto alcuni casi, vedendo le macchine come si fermano, quindi se c'è effettivamente una macchina caratterizzata da un maggiore tempo di fermo rispetto ad un'altra, e ovviamente andare poi ad intervenire su quella per cercare di capire le cause, oppure se ci sono dei maggiori fermi in un turno di lavoro piuttosto che in un altro. Ripeto, la logica della stratificazione, per questo ho detto c'è poco da dire poi sulla stratificazione, è una logica come dire, è evidente, no? Cioè io cerco di semplificarmi la vita per cercare di capire come affrontare un problema per apportare ovviamente miglioramenti all'intero processo. Quindi l'obiettivo ovviamente, come in questo caso e come negli altri banali esempi che vi avevo riportato, l'obiettivo è quello di far parlare i dati, quindi cercare attraverso la stratificazione di riuscire a desumere da questi dati il maggior numero di informazioni possibili e quindi conseguentemente intervenire per aumentare l'efficacia ovviamente di tutti gli altri strumenti per il miglioramento della qualità che
ci apprestiamo ovviamente a valutare. Un esempio, e poi fermo. Voglio mostrarvi quest'altro esempio. Al di là poi degli esempi che avevo portato, ma molto semplicemente, assenteismo in un'azienda. Questi erano dei dati che avevamo desunto nel caso di un'azienda di assenteismo, ovviamente, e in funzione di quelle che erano delle cause di assenteismo. Allora, in un'azienda l'assenteismo era pari praticamente al 19,7%, no? Allora, si voleva capire quali potevano essere le cause di assenteismo e ovviamente intervenire di conseguenza per capire se queste cause di assenteismo erano dovute a condizioni e ambienti di lavoro comunque malsano o comunque altre cause che potevano generare assenteismo. E appunto si vide considerando quelle che erano cause di assenteismo, che erano appunto le seguenti: malattia, maternità, permesso non retribuito, infortunio, permesso retribuito, assenze ingiustificate, bene, si aveva una distribuzione del valore del tasso di assenteismo di questo tipo. Certamente, appunto, vedete subito che la maggiore percentuale di assenteismo si aveva in corrispondenza logicamente di questa causa, che era la malattia. Bene, ma perché? Cioè, bastava avere soltanto questo dato, questa informazione? Come era distribuita? Ed era forse invece più opportuno cercare di stratificare per capire e risalire in qualche modo anche eventualmente a quelle che potevano essere cause di questa malattia. Allora, la prima cosa che si pensò di fare, stratificazione per sesso. Stratificazione per sesso, quindi distinguendo uomini e donne, questo portò praticamente a vedere, al solito, qui ci avevamo malattia, permesso non retribuito, permesso retribuito, assenze ingiustificate e infortunio. Nel caso delle donne, malattie, maternità, eccetera, eccetera, c'era logicamente una causa in più di assenteismo, che era la maternità, rispetto agli uomini, dove comunque, grosso modo, quindi tenendo conto che qui avevamo un'altra causa di maternità, non un'altra causa di assenteismo che era la maternità, i valori erano, diciamo, abbastanza equivalenti. Quello che si pensò di fare fu praticamente di stratificare invece i dati sulla base di quelli che erano anche i reparti di produzione, per cercare di capire se le malattie, logicamente le cause di assenteismo dovute alla malattia, erano dovute, per esempio, ed erano caratteristiche e maggiori logicamente in un reparto piuttosto che in un altro. E in questo caso uscì fuori qualcosa di interessante, perché nel reparto che ho chiamato C la percentuale di assenteismo per malattia era comunque più bassa, nel reparto D avevo un valore certamente più elevato dovuto alla malattia, nel reparto manutenzione una percentuale più bassa. Quindi certamente c'era un reparto, questo D, che era caratterizzato da una maggiore percentuale di assenteismo e ovviamente quello che si cercò di fare fu, sulla base logicamente di questi dati che erano stati ricavati, sulla base appunto della stratificazione, quello che si cercò di fare fu di capire la causa di questo assenteismo. In effetti si vide che poi c'erano alcuni tipi di lavorazioni che venivano svolte in questo reparto, che in
qualche modo, che potevano essere correlate alle malattie che insorgevano, ma questo ovviamente è soltanto un esempio, soltanto per dirvi quindi che laddove da un'analisi dei dati non si dovesse riuscire a trarre informazioni adeguate, o perché l'istogramma a cui faccio riferimento è un istogramma poco rappresentativo, un istogramma anomalo, o perché effettivamente ci rendiamo conto che esistono fattori di stratificazione sulla base dei quali io posso accorpare i dati in gruppi omogenei e trarre informazioni maggiori, bene, allora in questi casi conviene certamente ricorrere alla stratificazione, ripeto, soltanto per cercare di rendere più efficace ed efficaci le azioni successive di miglioramento appunto del processo. Bene, mi fermo qui se non ci sono.